lungo, smiley face. Non mi convince quello smile. Sei Best Giga, Gigas, provincia di Cuneo. Ma la zona del laghetto o tutto Cuneo? Ho avuto problemi con la config. Hai aperto le Round porte del one. router. Fight. Io ci sarei pianto da sempre. Il poison fra questi due si spreca. Vedremo un sacco di key charge, immagino. No, DF3. Attenzione. OFF 1 più 2 che entra. E penso proprio che si arriverà a muro. Oh no, invece no. Non calcola bene la distanza. Rage Drive, yes, Rage Drive sulla armor. Ah, il muro gli fotte tutti i danni però. We're running plus frames. 2-2. Laser Scraper che però whiffa sull'ultimo. Round two. Se non chi charge non mi offendo. Anch'io, quello che spero. Per ora il match più hype è stato Castoro contro Manol Mitraglia. Però se pianto i BRH chi chargeano tutti i match, quel match potrebbe sorpassarli, eh. Oh, White Standing 2. 3-4! No chill. Mamma mia. Con gli elettrici è proprio Faribot. Te sì. Cos'era FF3 quella lì? Ah, Rage Drive in arrivo? Ah, gli fa whiffare, crea distanza con la mossa di prima on block. Fa whiffare Zephyr Cold e D2, whiff punish. Sono fair play. Crei poison solo in chat. Ah, che se continui a creare poison contro pianto dovete sempre far match. Spring kick, colpisce. Rottolino. Non dirò quello che stavo per dire. Oh, Laser Scraper. F2, F1 colpisce fortunatamente, non il counter hit. Non è messo male Zephyr Cold in questo round, ma cazzo, ricordiamo che Gigas è il PG più rotto del gioco, è tutto posto. Ah, meno 17! Non ha lasciato fa niente, elettrico, mamma mia. Buonasera, Emamutsu. Come stai? Bentornato, In Season 3 com'è Gigas? Secondo me è... Persino Xeon ha detto che è un buon PG, eh. Ma come sembra una pipù? È un buon PG, Gigas. Ah, è proprio ciò che direbbe un Gigas player. Oh, B2 caricato e col wall splat. Gli ha messo DB3-2 che lancia anche in counter. È un basso che lancia tecnicamente. Generalmente sono i main che si lamentano. Persino oggi sono andato su Twitter e c'erano un sacco di lì che si lamentavano. Oltre, per qualche motivo, a un sacco di Christie main che chiedevano nel post della finale TVT di mettere Christie. Perché? Perché mettere Christie? Perché Christie? DB3-2 è una merda nel neutral. Quanto sta un block DB3? Frenetic Clue! Grazie per il follow. Thank you for the follow. Ah, minchia, meno 20. Ah, pensavo fosse tipo, che ne so, meno 13. Adesso è Christie, poi sarà Kunimitsu. No, Christie no, per piacere. Tutte ma non Christie, eh. Christie Monteiro, veramente. È praticamente un costume di Eddie. Perché c'era un altro PG in suso. Ma cosa che anche Eddie è rotto. Sono tutti rotti tranne Yoshimitsu. Dai, buona serata, Gian. Oh, grazie dei match pri di prima. Sì, ya. Ogni volta che mi chiedono di prendere mosse Gigas mi viene da ridere. Minchia, meno 20. E il 2 è un alto, giusto? Magari mettono qualcuno di co-op. No, ormai hanno detto che non mettono altri guest. Almeno per questa season. Nel frattempo, 1-0 per Castoro.
Sigma, minchia, se mettono Christie e Tiger. Chi è Tiger? È un altro costume swap di King. Essendo un alto il 2, mettetelo, che ne so, meno 13 di, il DB2. Il DB3, cioè. Meno 20, perché? Però Gigas rimane rotto, sia chiaro. Zef col inizia il round no chill. Il match, anzi, inizia in modalità no chill. 1-1-2. Eddie, ah, è vero, era Eddie con i capelli afro, mi ero dimenticato. Non ho idea di cosa sia successo su quell'UF4. UF3, non so, non ho ben capito. Ha whiffato per qualche motivo. Ah, si prende il finale della string. FF1 più 2, 1 più 2. Ai ai ai, oh, non punisce. Meglio, non fa in tempo a punire. Wave dash, wave. Ah. Ultimamente stanno succedendo robe strane con gli hitbox comunque. Tipo quel jab di Devil Jin, come mai non ha colpito? È di clone. Vabbè dai, almeno non devo nemmeno lavorare quelli della Banco. No, quelli magari in season... Secondo me in season 4, se la fanno, metteranno dei character swap. Uewe Spooky, buonasera Spooky, you bitch. Buonasera Spooky. Ah no, non ha confermato quel... Boh, non so se ci sia qualcosa di hit confermabile dopo il trottolino. Oh, di due bloccato. Ah no, sarebbe bastato un 1-1-2. Fa niente perché c'è un dick jab. Easy money. Oh, di 3 wild standing 2. Zephyrcold ogni volta flexa quegli elettrici sul suo avversario. Oh, sidestep 1 più 2. Credo che sia 1 più 2 o 2, non lo so. Oh, di F2-1. Ah, combat throw, no, skippata i danni. E c'è adesso rage drive. No, di 3. Oh, niente, we punish. Rage drive medio, maledizione. Final round. Basta season, sta gioco una mucca senza più latte. Ma sai perché è una mucca senza più latte, secondo me? Perché ha fatto casino con la season 3, troppi danni, troppo wall carry, troppo tutto. Se Tekken in season 3 fosse rimasto come nella 2, una quarta stagione sarebbe stata una buona idea. Come adesso no. Oh, wall bounce! Oh! Ah, DF3! DF3, l'ultimo pixel, salva Castoro. SMH, c'era quasi. Purtroppo sì, nel finale del quarto round. Il quarto round era fattibile. Io tifo per Castoro, da quando? Da quando sei tornato Gigas Main? Adesso Castoro al momentum, dopo aver vinto il match di prima, sarà un problema. Secondo me, anzi no, non dico niente perché sennò poi mi insulta Zephyrcold. Chi sta giocando? Adesso è Zephyrcold contro Castoro, poi c'è il match BRH contro Pianto e poi magari facciamo un torneino o due, non so, dipende a che ora finiamo. Magari riusciamo a farne due. Ho preso la custom sbagliata. Quale? Quella rosa hai preso? Ci avevo creduto nel secondo match in Zephyrcold. Personaggi sono 1000. Basta aggiungere roba in più. Voglio un Tekken 8 con grafica migliore. Ma secondo me per far Tekken 8, tecnicamente la PlayStation 5 quando è che esce? Netcode migliore e artbox e hitbox più curati per non avere swap o cose strane. Vabbè, quello possono lavorarci anche in una teorica season 4.
Ma magari non devo nemmeno, per fare una nuova season non devo nemmeno, oh Manish, buonasera Manish, magari non devo nemmeno fare una, aggiungere personaggi, magari basta, che cazzo ne so, appunto mettono dei palette swap, oppure che ne so, nuovi costumi, nuovi stage, nuove modalità, cazzo, inutili. Si portano da tanti tech and bug e hitbox strane. Sono parte del gioco i bug strani. Come va Manish? Buonasera man. DF1 che crasha i jab di personaggi come Mardu. Vabbè, ma tanti DF1 crashano i jab, no? Oh, one, two. We're running. Ah, che schifo. Che schifo, Castoro col costume originale. Bah. Anche il DF1 di Noctis crasha jab. O meglio, crashava. Adesso non so, forse non li crasha più. Oh, due! I danni. Date la forza a Zephyrcold. Dopo il match di prima un po' demoralizzato, ha bisogno della nostra energia. In piedi bilis per Zephyrcold. Io credo in te! Ah, svolazzo, preso lo svolazzo con UF4. Nuovi non la compra nessuno. Ma no, secondo me invece, tipo, a me non frega niente di quello che c'è stato negli ultimi season pass. Persino nel primo, eppure per supportare io li ho comprati. One, two, non si mette bene per Zephyrcold. Ah, shit, ok, non c'era il muro. Ah, tra armor. Rage Drive è una lunga strada. Troppa combo. F2-1. La sprint. Ah, non ho idea di cosa abbia fatto Castoro, ma ha fatto trade con l'elettrico. Perché non puoi più andarci in practice?